I think it's very important to realize that to make it. Innanzitutto, ci tengo a dire che quando io ho iniziato a fare queste fotografie si trattava di essere assolutamente ossessionati da una sorta di forza interna che ti spingeva a scendere per strada e andare a prendere queste foto. Nel senso che nessuno ti diceva vai a fotografarmi queste persone che fanno parte della Beat Generation. Noi eravamo semplicemente un insieme di persone che tutte condividevamo questa stessa febbre in un certo qual modo, per cui io da un lato, gli artisti dall'altro, i poeti dall'altro, partecipavamo tutti insieme a questo ambiente culturale newyorkese di quegli anni. Quindi io dal mio punto di vista mi buttavo fuori per strada e ossessivamente facevo queste fotografie. Proprio perché l'atmosfera era tale che quasi non si riusciva a farne a meno, e dice lui purtroppo l'atmosfera di New York oggi non è più la stessa ed è cambiata. In the late 50s. Alla fine degli anni 50 sono entrato in contatto con il Village Voice, che all'epoca era proprio il giornale contro per definizione, era contro tutto, era contro l'amministrazione, era contro il sistema, era per definizione contro. E quindi io praticamente ero il fotografo del Village Voice, ma non nel senso che loro mi mandavano a fare delle fotografie, ma nel senso che ero l'unico che faceva delle fotografie, per cui ero io che andavo a fare fotografie di questa controcultura. Attraverso quindi questo rapporto con Village Voice sono in un certo qual modo diventato fidato per la cultura degli artisti, dei poeti, per la controcultura, per cui dopo un certo tempo loro hanno iniziato ad invitarmi agli eventi che venivano organizzati e quindi sono diventato un po' il rappresentante di questo tipo di lavoro. Quindi persone come Harry Hoffman, come Jerry Rubin chiamavano me quando succedeva qualcosa, e questo mi ha dato un'occasione incredibile che non avrei mai potuto avere nell'ambito chiaramente del sistema istituzionale, anche perché in circuiti istituzionali nessuno si occupava ancora di queste persone. Ormai tutti i fotografi innanzitutto lavorano su commissione, quindi vanno a fotografare quello che gli viene detto di andare a registrare e non con questo spirito pionieristico nel quale ha lavorato qui negli anni 50, 60, 70. E poi soprattutto usano delle macchine fotografiche digitali, per cui talvolta neanche possono vedere la fotografia stessa che hanno scattato, perché digitalmente la fotografia viene mandata presso i computer del giornale, dell'agenzia, di qualsiasi istituzione si tratti, e vengono poi stampati. Quindi innanzitutto viene a mancare il rapporto quasi fisico con la fotografia, con la stampa, che è fondamentale per la fotografia. E poi è sparito il mezzo tradizionale che per Fred è il mezzo più creativo, cioè una normale macchina fotografica in bianco e nero che diventa il tuo strumento di registrazione del reale. Quindi dice, ormai la nostra società è talmente invasa dall'elettronica, dal digitale, che mi sembra assurdo che sono stato dei giorni a Napoli e vedo la gente attaccata al telefonino, tutti a parlare con questo telefonino, e non vedo invece più nessuno che usa delle tradizionali macchine fotografiche come io, che sono assolutamente antimoderno, continuo ad usare le stesse che usavo 30 anni fa, 40 anni fa.
Thank you.